Abbiamo contestato ogni addebito e ribadito l'estraneità del nostro assistito ai fatti come vengono contestati. Et de hoc satis. Buona giornata. Abbiamo rilasciato una memoria difensiva. Okay. Abbiamo depositato una memoria. L'avvocato è in attesa dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP del suo assistito, chiarirà immagino la sua posizione in merito ai reati contestati. Sì, Pancione in effetti è insomma, voglioso di rendere dichiarazioni, è impaziente di spiegare la sua posizione perché si ritiene totalmente estraneo rispetto alle accuse che gli vengono mosse, quindi sicuramente chiarirà ogni aspetto al GIP. Ecco, anche gli altri avvocati hanno parlato di intercettazioni non chiare che si porteranno avanti anche delle indagini difensive, sarà la linea che seguirete anche voi? Sì, sì, le intercettazioni sono assolutamente fumose, piene di lacune, quindi sicuramente andranno approfondite e documentate per fornire sicuramente una chiave di lettura diversa che quella poi concreta, reale. Assolutamente, anche perché è un provvedimento che purtroppo lede non soltanto le persone colpite dalla misura, ma anche i numerosi dipendenti, le famiglie che poi effettivamente lavorano quotidianamente con questi imprenditori, che quindi saranno poi i soggetti colpiti di fatto dal provvedimento che è stato emesso. Ho già presentato anche istanza di riesame in realtà personale in questo caso specifico e siamo in attesa della fissazione di udienza.